Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Se ne discuterà a Palermo il prossimo lunedì in occasione di una conferenza dei servizi. Novità anche per quanto riguarda la caserma dei Carabinieri. È stata fissata per la prossima settimana a Palermo la conferenza dei servizi nel corso della quale si affronterà la questione relativa alla nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Potrebbe quindi sbloccarsi una vicenda che si trascina ormai da anni con un edificio costruito solo in minima parte a causa di un contenzioso tra la ditta appaltatrice dei lavori e il comune di Siracusa. La settimana prossima, giorno 14, la Regione convocherà una conferenza dei servizi dove sostanzialmente dovrebbe emergere che ci sarà una risoluzione sostanzialmente positiva della vicenda senza ulteriori costi per il Comune, perché vi ricordo che il Comune, che è l'ente appaltatore, è stato chiamato in causa a risarcire eventuali danni per eventuali ritardi che ci sono stati. Abbiamo avuto un incontro con la Regione, ci ha detto che il 14 farà questa conferenza dei servizi, che sarà, da quello che abbiamo capito, da quello che ci è stato comunicato, sarà risolutiva per la ripresa dei lavori e per chiudere qualsiasi altro contenzioso. A proposito di caserme, si muove qualcosa anche per quanto riguarda la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri del capoluogo. Ci sarà una riunione nei prossimi giorni per affrontare il nodo dell'area in cui sorgerà il nuovo edificio. Intanto abbiamo fatto un incontro con le parti interessate, credo che non più tardi dei prossimi 10 giorni faremo un incontro in prefettura per chiarire qual è l'area e come deve essere rimodulata. Ci sono delle difficoltà legate all'area che originariamente era stata individuata, che era di via Mazzanti per intenderci, e dovrebbe essere rimodulata, da quello che ho capito io, la ricollocazione della caserma dei Carabinieri. Stiamo lavorando a questo, il tavolo della prefettura sarà determinante perché interverranno anche gli organismi nazionali e regionali, perché voglio ricordare un'area di demanio quella. Sbloccati i piani di zona, respirano quindi i comuni del distretto D48 che adesso possono garantire i servizi di assistenza ai disabili e agli anziani. Intanto oggi una nuova riunione dei sindaci. Ci sono novità, o meglio, quali novità bisogna attendersi per quest'estate per quanto riguarda il servizio assistenza sia agli anziani insomma che ai disabili? Sì, in effetti è partito proprio adesso, siamo qua, abbiamo fatto la conferenza dei sindaci di tutto il distretto proprio per decidere cosa fare sulla congruità ufficiale e definitiva data al piano di zona, che francamente un pochino ci inorgoglisce, perché Siracusa col suo distretto è stato il primo piano di zona approvato in tutta la Sicilia, quindi questo in qualche modo ci inorgoglisce, ma allo stesso tempo ci crea ulteriori problemi, perché è condizionata l'approvazione del piano di zona al patto di stabilità della regione, quindi non abbiamo la più pallida idea di come la regione siciliana si adeguerà col patto di stabilità. Stiamo parlando di servizi essenziali, quindi di servizi primari. Noi sicuramente riteniamo che il patto di stabilità non dovrebbe incidere su questi, sui servizi essenziali, ma naturalmente non è il nostro patto di stabilità, è il patto della stabilità della regione. Noi con i sindaci di tutto il distretto abbiamo deciso intanto di impegnare e partire con i servizi, perché da un anno questi servizi gravano sulle casse dei comuni e non siamo più, non abbiamo più la possibilità di poterli sostenere. Quindi già dalla prossima settimana partiremo col piano di zona, l'abbiamo deliberato proprio in questa giornata, e spereremo insomma che la regione rispetti i suoi impegni. A proposito di impegni, c'è una decurtazione dei fondi almeno del 40% che vi riguarda? Sì, naturalmente questo l'avevamo già detto nel piano di ripartizione che già ci è arrivato ad aprile, abbiamo notato che c'è una decurtazione di fondi di circa il 40% rispetto alle triennalità precedenti. Noi abbiamo fatto un buon piano di zona, non abbiamo tolto nessun servizio, anzi ne abbiamo date ulteriori, e abbiamo fatto una ottimizzazione dei costi dei servizi sociali passando alcuni servizi primari nel PEG del Comune, ma non vi era altra soluzione perché non era possibile affidare servizi primari a una legge ormai instabile come la 328. Quindi abbiamo fatto queste scelte e, pur avendo una decurtazione del 40%, abbiamo dato più servizio. È stata aperta un'inchiesta per cercare di stabilire quali possano essere le cause della morte del carabiniere siracusano Antonino Drago, avvenuta ieri mattina in una caserma di Roma.
La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Antonino Drago, il 25enne carabiniere siracusano, il cui corpo privo di vita è stato ritrovato ieri mattina alla caserma Montebello del Reggimento Lancieri in via Flaminia Vecchia a Roma. Al momento la sua morte è avvolta nel mistero. Secondo quanto ricostruito dai suoi stessi colleghi, Drago sarebbe precipitato nel vuoto e il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto intorno alle 6:30 dal personale di servizio nel corso delle normali attività di ispezione nei pressi della palazzina dove si trovano gli alloggi per il personale delle unità. Il caporale prestava servizio in ferma prefissata nello squadrone di rappresentanza del reggimento e si era arruolato nel mese di giugno dello scorso anno. Scattato l'allarme, il personale di servizio ha chiamato i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del militare e ha quindi richiesto intervento ai carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per i rilievi del caso su disposizione dell'autorità giudiziaria. Pare che il militare si sia lanciato dal terzo piano della palazzina cadendo da un'altezza di 10 metri. Sembrano esclusi i problemi sul posto di lavoro, mentre pare che alcuni disagi sentimentali potrebbero essere alla base del gesto. Ma su tutta la vicenda i magistrati cercheranno di fare luce con la relativa inchiesta. E ancora la cronaca. Pretendeva di effettuare servizio di guardiania attraverso però delle minacce. Per questo è stato arrestato un carlentinese. Un estortore lentinese è caduto nella rete della Polizia di Stato di Lentini. Ne parliamo con il dirigente del commissariato, dottor Marco Dell'Arte. Sì, e ovviamente era già da mesi che gli investigatori si erano concentrati sulla sua figura. Erano stati denunciati un incendio ed alcuni danneggiamenti. L'incendio in una giornata grigia, in una mattinata grigia e piovosa, ovviamente ci ha fatto sospettare. Lo conoscevamo come colui che espletava guardiania abusiva nelle proprietà terriere, negli aranceti, e quindi lo abbiamo tenuto sott'occhio sino a quando è arrivato il momento propizio che ci ha permesso di coglierlo con le mani nel sacco. Un segno tangibile quindi che la Polizia di Stato è attiva e presente sul territorio? Ma diciamo sì, questo è un esempio, ma lo siamo sempre attivi. E purtroppo la nostra attività difficilmente può essere resa nota al pubblico ed ecco che questi sono magari i momenti particolari in cui si può fare. E è ovvio che dietro ci sono 2 mesi di indagine dirette dalla Procura della Repubblica. Un incontro nella sede di Confcommercio di Siracusa per spiegare alcune nuove iniziative, ovvero opportunità per il progetto Giovani in Sicilia. È la regione Sicilia che mette a disposizione delle aziende dei giovani siciliani una serie di opportunità, 19 milioni di euro per circa 2.000 tirocini e poi ancora 500 euro lordi mensili qualora fosse un tirocinante disabile o richiedente asilo e poi ancora ai soggetti ospitanti il tirocinio. Per l'attività di tutoraggio un contributo di 250 euro al mese. Noi ci fermiamo intanto, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco per la seconda parte. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. 2 strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Se hai tante idee per la testa, tuffati nella creatività e accendi la voglia di fai da te. Offerte valide fino al 27 luglio. Ventilatore da soffitto 4 pale 29 euro, piscina in PVC, struttura in metallo 99 euro, tubo magico con pistola multifunzione allungabile fino a 15 metri 19 euro, tosa erba elettrico 49 euro, barbecue a carbonella 65 euro, box doccia angolare in cristallo temperato 189 euro, WC più bidet in ceramica bianca 59 euro. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino presso il Parco Commerciale Belvedere.
Scavolini Store! Pozzallo e Siracusa, svuotiamo tutto! Sotto costo oltre 30 modelli di cucina Scavolini! Svuotiamo tutto per rinnovo locali! Scavolini Siracusa, viale Scala Greca, Scavolini Pozzallo, viale Europa! Entra nel mondo Gemar! Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Nel punto vendita di via Garrone, sconti del 40% su tutto il reparto abbigliamento. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Si continua a parlare del RIS che a volte sarebbero frequenti a Marzamemi. Interviene la deputata marzana del Movimento 5 Stelle incontrando il prefetto e rassicura interventi tempestivi. Occorrono maggiore azione di prevenzione affinché cittadini, commercianti e turisti tornino a vivere serenamente a Marzamemi. Questa è la richiesta principale avanzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Maria Marzana, nell'incontro con il prefetto della provincia di Siracusa, Armando Gradone. Lo scopo della visita della deputata è stato quello di portare la voce dei residenti e agli operatori economici stanchi di vivere e operare in un clima di poca sicurezza a causa delle ricorrenti risse notturne nel territorio del borgo marinaro. Alla richiesta di una maggiore azione di prevenzione della portavoce, il prefetto Gradone ha risposto che già nella giornata di mercoledì prossimo sottoporrà la questione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Rassicurazioni in merito alle esigenze di maggiori controlli anche da parte del questore di Siracusa Mario Gaggeggi, il quale si è avvalso delle informazioni fornite dal dirigente del commissariato territoriale Arena. L'impegno assunto al prefetto, dichiarato alla deputata pentastellata, oltre a prevedere una intensificazione del pattugliamento nella frazione marinara con soste più prolungate, sarà quello di garantire una maggiore interazione tra le forze dell'ordine e i commercianti, al fine di prevenire il verificarsi di baraonda in un periodo in cui il paese di Marzamemi dovrebbe presentarsi ai turisti e visitatori dei paesi limitrofi per le bellezze culturali e l'intrattenimento che offre. Nei prossimi giorni la deputata fisserà inoltre un incontro con il primo cittadino di Pachino al fine di richiedere un maggiore coinvolgimento del comando di Polizia Municipale e promuovere un'azione sinergica e coordinata. Restiamo a Marzamemi per una serie di controlli effettuate nei locali da parte degli agenti del commissariato di Pachino, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale di Pachino e del personale medico dell'ASP Diavola Noto. Controllo in alcuni esercizi commerciali, due esercizi commerciali sanzionati per oltre 4.000 euro, il primo perché non era in possesso della tracciabilità degli alimenti e per non avere notificato l'attivazione di una cucina laboratorio che somministrava alimenti e bevande, e per la pulizia della stessa, il secondo per non aver notificato l'attività di somministrazione in una pertinenza esterna. Ormai si va a mare quotidianamente, ma c'è anche chi si mette nei guai. Infatti un sedicenne al Lido di Noto ha compiuto un tuffo acrobatico, gli è costato alcune lesioni importanti, è avvenuto al Lido di Noto ieri. Un tuffo nell'acqua di mare bassa trasforma una giornata di svago in un vero e proprio incubo per un sedicenne ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania a causa delle lesioni subite. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel Lido di Noto, tra gli scogli bianchi e la colonia. Il ragazzo, insieme con altri due amici, ha fatto una corsa e provato un ingresso acrobatico in acqua. Pochi istanti dopo si sono accorti che il loro amico non riemergeva. Immobile, non riusciva più a muoversi e rischiava l'annegamento. Con grande
grande sforzo sono riusciti a trarlo in salvo sulla spiaggia e poi hanno chiamato i soccorsi. Il servizio di salvataggio e la protezione civile, gli operatori sono i primi ad arrivare. Nel frattempo viene allertato il 118 che a sua volta, compresa subito la gravità dell'incidente, hanno chiamato l'elisoccorso da Catania. Sul posto anche un medico che stava trascorrendo il pomeriggio al mare e che ha dunque prestato i primissimi soccorsi. Pare che abbia riportato lo schiacciamento di una vertebra e si trova adesso immobilizzato in un lettino del nosocomio catanese. Parliamo di cinema adesso perché torna a Siracusa per la sua sesta edizione l'Ortigia Film Festival. Premiazioni per quanto riguarda opere prime, seconde, documentari e cortometraggi. Impegno sociale nei temi trattati e per l'offerta filmica ma anche ecologico. Con quest'anima torna per la sesta edizione l'Ortigia Film Festival che dedica la propria rassegna al documentario, alle opere prime e seconde e ai cortometraggi. Un'edizione che si vanta di avere come presidente di giuria Amos Gitai e diversi stage tenuti da nomi di rilievo come l'attore Enrico Loverso. Torna Ortigia Film Festival, ormai a livello nazionale sta diventando una realtà, dà spazio ai giovani non soltanto ma anche ai temi prettamente sociali. Sì, da quest'anno Ortigia Film Festival appunto è diventato un evento, insieme al Consorzio Nazionale del Riciclo dell'Acciaio abbiamo lanciato questo bando per giovani filmmaker per uno spot che diventerà la loro campagna virale di 60 secondi. E dunque abbiamo deciso di dare attenzione innanzitutto in generale all'ambiente, ecco perché anche l'assessorato all'ambiente regionale e comunale ha deciso di appoggiarci. Per il resto diciamo sì, giuria di quest'anno a livello internazionale direi, perché il presidente di giuria è Amos Gitai, giurati di qualità quali Enrico Loverso, Anita Kravos, Laura Delli Colli, per la giuria Opere Prime e Seconde, che come sai è la nostra sezione di punta, Opere Prime e Seconde Italiane. Siracusa che oltre ad essere palcoscenico di diverse produzioni diventa sempre più protagonista. Assolutamente, con eventi di grande qualità, sono felice di celebrare per il sesto anno consecutivo questa settimana di film di grande qualità, con una qualità che va sempre più ampliandosi e come si va ampliando la visibilità di questo Festival del Cinema, su cui l'amministrazione decisamente punta anche per gli anni a venire. Festival che si avvicina particolarmente quest'anno ai temi ecologici? Sì, infatti, l'anno scorso l'avevo seguito come assessore ai beni culturali, quest'anno come assessore al territorio e ambiente. Sicuramente mettere un concorso, affiancare al concorso tradizionale, un concorso sul riciclo dell'acciaio, che è un materiale riciclabile più volte, devo dire che rende ancora più partecipe la regione a quelle che sono le iniziative della città, a quelle che sono le iniziative che si possono inquadrare accanto ai grandi temi ecologici e ambientali ci troviamo ad affrontare. Come si sviluppa questo accostamento? Praticamente abbiamo chiesto ai filmmaker di cimentarsi a produrre un 60 secondi che lega le tematiche della raccolta e riciclo degli imballaggi in acciaio, quindi scatolette, barattoli, tappi, corona, bombolette spray, che attraverso il riciclo possono portare una nuova vita e una nuova anche esperienza da parte di questi ragazzi. In occasione di questo festival, una delle voci siracusane internazionali, Erna, non può che ricordare una delle voci siracusane internazionali, Accolla. Ah beh, come non ricordare il grande Tonino Accolla, sono stato molto contento peraltro di questo premio a lui intitolato, è stato un grande maestro, ci manca molto, insomma è bello comunque ricordarlo, spero peraltro che questa iniziativa poi insomma abbia una sua storia e che vada avanti nel tempo. Prima adesso di sport, la stagione appena conclusa dà lo spunto al presidente dell'Ortigia di lanciare un vero e proprio appello urgente all'amministrazione comunale per affrontare i problemi della cittadella. Presidente, si fa un bilancio della situazione, traguardo sfuggito proprio nell'ultima partita, però? Però risultato al di là delle più rose aspettative. Abbiamo coerentemente con la nostra politica degli ultimi anni puntato sui nostri giovani, sul nostro vivaio, ragazzi molti alla prima esperienza e che hanno dimostrato di valere non solo la categoria ma probabilmente anche il salto di qualità. Siamo decisamente soddisfatti.
almeno per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Il problema principale per quanto riguarda lo sport a Siracusa sono gli impianti, è la madre di tutte le battaglie ed è questo il nostro primo impegno. Lo facciamo per la città, lo facciamo per le famiglie, lo facciamo per i nostri ragazzi. C'era infatti qualcuno del Verona si lamentava della piscina scoperta, ma insomma noi siamo abituati. Ma una polemica che ci ha amareggiato, abbiamo disputato questo incontro con una corazzata, con la squadra del Verona che ha la fortuna di avere una solidità economica alle spalle e degli impianti, più di uno a disposizione. Si sono lamentati del fatto di aver giocato una partita in condizioni disagevoli, senz'altro, ma noi siamo in queste condizioni da mesi, eppure abbiamo raggiunto questo risultato con le nostre forze, che sono sicuramente molto meno importanti e imponenti di quelle che ha messo in campo il Verona. Orgogliosi di esserci stati, ci dispiace, veramente una polemica fuori luogo che non meritavamo. Osservando la piscina oggi con quest'acqua un po' dal colore non inusuale, qual è il futuro in questo momento? Che cosa prevedete di fare? Nell'immediato una sensazione di tristezza, ovviamente. Per quanto ci riguarda abbiamo già chiesto di poter far parte di un progetto dell'immediato futuro, dateci la possibilità di riprendere in mano la situazione. E per il futuro più immediato, più distante, un progetto di ristrutturazione, di revamping, come si usa dire oggi, di tutta la cittadella. Ripeto, nell'interesse dello sport siracusano e delle famiglie siracusane. Poi, se tutto questo dovesse comportare nel medio e lungo termine anche dei risultati sportivi, siamo qua per questo. Bene, tutto, era l'ultimo servizio, qui il nostro telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.